Gabriele Florindi, sedicesima edizione dell'Etna al Gran Sasso, altro grande successo, 16 grandi successi, contenti anche per questa edizione? Sì, siamo molto contenti, anche perché diciamo che abbiamo un'affluenza superiore agli altri anni, quindi vuol dire che la festa dell'Etna al Gran Sasso piace, è diventata la festa delle famiglie. E speriamo di poter continuare con questa tradizione anche negli anni futuri. Ormai è un punto di riferimento dell'Etna al Gran Sasso, è una grande soddisfazione per quanto fatto anche nel suo percorso politico. Sì, è una grande soddisfazione che ci viene testimoniata anche non solo dall'Abruzzo ma anche da fuori regione. Abbiamo anche avuto i ragazzi di Casa Surace che hanno voluto testare di persona l'importanza di questa sagra e loro sono stati incaricati per redigere dei servizi su 8 sagre più importanti d'Italia e noi ci siamo a buon titolo. Questo è importante per l'associazione La Sagra dell'Uva, è importante per la confraternita, è importante per tutti i volontari ed è importante per Città Sant'Angelo e per l'Abruzzo. Città Sant'Angelo che è da sempre al centro delle grandi iniziative estive e lo continuerà a essere anche in futuro. Lo spero tanto che anche le altre feste di Città Sant'Angelo come Feste in Corso, il Carnevale di Indiruccio, la Sagra dell'Uva e tutte le altre manifestazioni possano diventare sempre più grandi. Quante altre dall'Etna al Gran Sasso? Quello che vuole Dio e quello che vuole Sant'Antonio.